faremo un walkthrough di Harry Potter e la pietra filosofale per PlayStation 1 by Mr. Fear Ernest. Allora, quindi comincerò un nuovo gioco per voi. Molto bene, lo comincerò qui. Nel cielo stellato, quella notte, nulla faceva presagire le cose strane e misteriose che di lì a poco sarebbero accadute. Mentre i babbani, ignari di tutto, dormivano, dalle tenebre piovve un'enorme motocicletta cavalcata da un gigante. Il gigante, di nome Hagrid, lasciò un involto di coperte davanti all'ingresso dell'abitazione al numero 4 di Private Drive. Fra le coperte c'era una piccola creatura. Harry Potter, il bambino sopravvissuto. Per 11 lunghi anni, Harry visse con i suoi terribili genitori adottivi, i Dursley. Finché quel fatidico giorno ricevette la lettera che lo invitava a frequentare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Hagrid portò Harry a Diagon Alley per acquistare del materiale scolastico decisamente fuori dal comune. Poco più tardi, Harry salì sull'espresso per Hogwarts al binario 9 e 3 quarti e si lasciò alle spalle il mondo dei babbani. Harry si sedette sotto il cappello parlante, sperando con tutto il cuore di non essere assegnato a Serpe Verde, ma a Grifondoro. «Non a Serpe Verde, eh?» gli sussurrò il cappello nell'orecchio. «Potresti diventare grande, sai. Qui, nella tua testa, c'è di tutto, e Serpe Verde ti aiuterebbe sulla via della grandezza, no?» «Beh, se sei proprio così sicuro, meglio...» «Grifondoro!»